Cari amiche e cari amici, io sono molto lieto di poter presentare questo volume e quel che esso significa, Los Libros de la Biblia, il Nuovo Testamento, scritto per meditarlo a casa. Dico meditarlo a casa, non solo leggerlo. Leggere la Bibbia a casa, in particolare il Nuovo Testamento che ne è il culmine, davvero nutre l'animo. Pensate che cosa sarebbe se noi per una settimana non mangiassimo. Sarebbe un bel problema per la salute. Ma quante famiglie, non solo per una settimana, ma anche per mesi, non leggono il Vangelo. Come si nutre il cuore, come si nutre l'anima. Ecco perché loro scoppiano litigi, violenze, incomprensioni, odi. Prendere il Nuovo Testamento, e questa è un'esperienza straordinaria, e giorno dopo giorno ascoltarlo, meditarlo, rivolgersi a Dio con la preghiera, prendere una decisione nella propria vita. Tutto questo vuol dire nutrire la propria vita, il proprio cuore, nutrirlo con gli anziani, con i bambini, con la mamma, con il papà. Certo, se lo si fa tutti assieme è davvero straordinario. A noi non ci piace tanto una sorta di fast food individuale, uno va a prendere una cosa, mangia e va via. Noi vorremmo che anche le Sante Scritture, in particolare il Nuovo Testamento, diventassero il nutrimento dell'anima, della famiglia, così come ogni giorno in famiglia nutriamo il nostro corpo. Vedrete, cambierà completamente il nostro stare assieme, cambierà la vita della famiglia e soprattutto.